pomeriggio e bentrovati, grazie per l'applauso. Spontaneo. Sì, sì, tra l'altro non l'abbiamo neanche dovuto chiamare. Buon pomeriggio, bentrovati al Country, buon pomeriggio Alessia Anselmo. Buon pomeriggio a te Valerio Tripi. Siamo all'ottava edizione del premio Ussi Estate, un premio pensato dal presidente, quando era presidente dell'Ussi regionale, Roberto Gueli, oggi presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, che tra l'altro vedo qua proprio in prima fila, e lo saluto, poi avremo modo di coinvolgerlo. Accanto a lui vedo anche il presidente regionale dell'Ussi, Tanorizzo, sono tanti gli ospiti che sono qui con noi questo pomeriggio, anzi comincerei subito a fare venire il presidente dell'Ussi, Tanorizzo, così ci dà una mano per i saluti iniziali. Per i saluti noi iniziali. Sveliamo subito, esatto, perché prego. Il presidente Tanorizzo, ben trovato, ha avuto un piccolo incidente automobilistico, sarà inquadrato, vediamo dalla spia, non si vede. Non si vede. Un tutore a una caviglia perché si è fatto male. Tempi di recupero? Tre settimane, quindi ci siamo. Tre giornate di squalifica. Premio Ussi Estate, siamo al Country, ti cedo un attimo il microfono, anzi c'è quello di cortesia, grazie, così grazie. Puoi grazie, salutare grazie, i nostri grazie, ospiti. Grazie a tutti voi e segnatamente a coloro che hanno accettato questo riconoscimento, che è frutto di un'intuizione del Presidente Gueli, che ho appena esplicitato Valerio in introduzione, per quanto appunto guidava l'Ussi regionale in Sicilia, fatto con estremo impegno, e tra le varie intuizioni appunto ho avuto quella di destagionalizzare, mantenendo anche il premio che si tiene nel periodo invernale, appunto questa nostra iniziativa. Io ribadisco, sono grato a tutti coloro che hanno accettato, sono tutti quanti coloro che hanno accettato insomma questo modesto riconoscimento da parte dei giornalisti sportivi siciliani. L'Ussi, tutti quanti conosceranno quello che è l'organismo, la costola del sindacato che raggruppa appunto i giornalisti che si occupano in particolare di sport. È una location straordinaria e in questo senso mi sento di dover ringraziare, lo faccio con immenso piacere, coloro che ci ospitano, ovvero il Circolo Country Time, dove è in corso un evento di straordinaria importanza, quali sono appunto i Ladies Open, manifestazione giunta alla 34esima edizione, ma diffusamente ne parleremo più avanti. Abbiamo anche ospiti autorevoli, proprio anzi di Gunnar Giso, insomma anche altri che stamani hanno avuto modo, insomma ci hanno regalato molto del loro sapere attraverso il corso che si è tenuto. E oggi qui nel pomeriggio siamo veramente lieti di poter accogliere, e sotto questo aspetto ribadisco i ringraziamenti ai titolari del Circolo Country, e speriamo di poter proseguire questa intesa anche in futuro. E un ringraziamento particolare, se me lo consenti, a tutto il mio consiglio direttivo, segnatamente a Nino Randazzo, che al pari di Roberto Gueli è consigliere nazionale. Coinvolgeremo anche Nino Randazzo nel corso della cerimonia di premiazione. Dicevi, ringraziamo i padroni di casa, li nominiamo anche: Giorgio Cammarata, che è il presidente del Country, e Oliviero Palma, il direttore del torneo internazionale femminile di tennis che si sta svolgendo proprio in questi momenti. Non è qui per altri impegni il presidente dell'Ussi nazionale Gianfranco Coppola, ma ci ha mandato un video che possiamo fare vedere adesso. Un caro saluto a tutti, sono veramente dispiaciuto di non poter essere tra voi fisicamente, perlomeno per salutarci, ma ahimè una convalescenza mi obbliga a stare ancora qualche giorno fermo ai box, ma sempre attivo. Io che ormai sono un anziano cronista ho sempre apprezzato i giocatori degli sport che a me piace definire olimpici, che si studiavano, leggevano 30 anni fa in aereo, non era una cosa semplice, e invece ricordo questo con grande piacere. La formazione, discutere del mondo e chi lo racconta. Noi giornalisti sportivi lo facciamo sempre con grande attenzione, con grande passione, ma negli ultimi tempi è diventato molto problematico. L'accesso alle fonti causa pandemia ci ha bloccati a lungo, non è stato semplice reinserirci nel circuito e si va sempre a calcoli di percentuale. In più i diritti commerciali hanno frantumato quello che era secondo me il principio cardine degli sport, la fidelizzazione. E così si è arrivati anche a dover raccontare di eventi dove si è sul posto ma senza seguire fisicamente l'evento. In questo senso diciamo che l'aspetto è molto negativo, ma sono fiducioso che si andrà verso un recupero, si andrà verso un ritorno alla normalità anche nei rapporti tra gli organismi come il nostro, della stampa sportiva,
e le federazioni e le leghe per poter far sì che il racconto sia accessibile e formativo, soprattutto per le classi giovanili. I ragazzi hanno bisogno, dopo questo periodo, di tornare a riappropriarsi anche di storie, racconti, non soltanto risultati e classifiche, e in questo senso noi molto dobbiamo fare e possiamo fare. Noi abbiamo riaperto il dialogo fortemente con tutte le federazioni, tutte le leghe, trovando grande riscontro e grande disponibilità, oltre che per fare il nostro mestiere di giornalisti, anche per dare una visione culturale, formativa, ripropositiva della Unione Stampa Sportiva Italiana, che appena è in corso di festeggiamenti, di celebrazioni per i suoi 75 anni di storia. Ne siamo particolarmente entusiasti. Io vi saluto caramente, seguirò ovviamente i lavori, ma ho preferito intervenire subito con questo saluto. Grazie. Grazie al presidente Coppola, gli applausi sono per lui. Abbiamo tutti i presidenti infortunati, adesso restituisco la parola a Gian. Giusto per... Ci siamo, vero? Ecco, giusto per ribadire la vicinanza del presidente Coppola alla Sicilia. Lui è campano, come si avverte e come è noto peraltro, però è sempre molto vicino alle iniziative che vengono fatte in Sicilia. Se oggi appunto non è dei nostri, evidentemente è stato proprio appunto impedito in tal senso. C'è molta Sicilia, caro Valerio e cara Alessia, nell'ambito dell'Ussi nazionale, perché oltre ai consiglieri nazionali che sono due rieti, due punti di diamante come Roberto Guelli e Nino Randazzo, abbiamo anche il presidente che è siciliano del Collegio Nazionale Revisore dei Conti, che è Giuseppe Di Bella, che è qua, che saluto. E poi insomma la Sicilia, cara Alessia, si fa rispettare, te l'assicuro. Adesso la parola a voi e grazie per tutto. Tanto avremo modo di ricoinvolgerti, così ti facciamo fare un po' di fisioterapia Esatto. Per già sul momento. concludere la fase dei saluti iniziali, direi intanto di ringraziare ovviamente, come ha fatto il presidente Rizzo, gli ospiti appunto del Country Time Club, ma anche grazie all'assessorato regionale al turismo, nella persona dell'assessore Elvira Mata, che ha dato il patrocinio a questa edizione. Una cerimonia prodotta dalla European Culture University, produzione tecnica Pana Studio, direttore artistico Francesco Panasci, lì in fondo, esatto, poi appunto come dicevo in regia Carlo Valenti e la sua troupe. Grazie a voi che siamo quasi sia in streaming che poi andremo anche su TRM più tardi. Esatto, abbiamo un record di velocità da battere Certo di che una sì. cerimonia di premiazione, perché vi promettiamo che non sarà un sequestro di persona quello nostro. Partirei subito con la prima premiazione e per farlo Assolutamente sì. chiederei aiuto ad Antonio Foti, che magari ci raggiunge esatto qui davanti a tutti voi, perché è il primo di una serie di momenti importanti. Esatto, allora che Perché? cosa facciamo? Facciamo che mandiamo alla grafica o Chiamiamo chiamiamo alla regia di Carlo, alla direttamente? sapiente regia di Carlo Valenti, la grafica, così sappiamo un po' tutti di che stiamo parlando e Esatto, poi e vi poi leggiamo la andiamo alla motivazione. motivazione. Alla squadra di calcio dei magistrati di Catania, campione d'Italia nell'ultima edizione del torneo nazionale di calcio a 8, le cui gare si sono disputate sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano, hanno visto protagonisti circa 400 giudici provenienti dalle corti d'appello di tutta Italia. Alla fine hanno prevalso i magistrati catanesi, guidati da un tecnico d'eccellenza del calibro del dottor Ignazio Fonso, che è procuratore aggiunto di Catania, eccellente tanto con la toga che dalla panchina. Il tricolore conquistato è stato impreziosito dalla palma di miglior portiere toccata a Munzone, a quella di capocannoniere assegnata a Sorrentino. Allora invitiamo il Premio mister, Ussi per Estate. noi, esatto, più Grazie che mister, ruoli, sempre qua grazie in mezzo. eccellenza, mister tecnico. E ci hanno portato Siete qui anche in mezzo a il noi. trofeo. Diamo il microfono ad Antonio, Vai ad Antonio, così gli sì. cediamo Grazie. l'incombenza, il piacere anche. Sì, praticamente è stata veramente una
una bella conquista, non tanto perché rappresenta la Sicilia, ha rappresentato la Sicilia questo tricolore, ma pensate, due minuti, a tre minuti dal termine della finalissima con Cagliari, la squadra dei magistrati catanesi era sotto di 2-0, quindi nel calcio 8, dico, fino all'ultimo secondo si gioca, però voi siete stati veramente abili a ribaltare la situazione. Poi magari Valerio gli chiediamo ai diretti interessati come, e in tutto questo va detto che c'è appunto la guida tecnica del dottor Fonso, che ha anche un patentino federale, quindi pertanto potrebbe anche allenare nelle squadre, ecco, del campionato della federazione, però siete stati molto bravi, quindi veramente i giornalisti siciliani intendono con questo piccolo premio rispetto alla vostra impresa cristallizzare questo momento. Adesso il difficile viene dopo, perché dovrete in futuro mantenere, riconquistare possibilmente e riconfermare questo bel premio. Qui vedo anche la coppa che avete vinto, il riconoscimento che ci è stato assegnato dopo la vittoria del torneo. Ma lascio il dottor Ignazio Fonso entrare. Allora io lascio il posto ad Antonio, ti metti in mezzo, esatto. E così conduci le danze. Dico, andiamo a ruota libera, perché il dottor Fonso è abituato ai microfoni. Proprio qualche settimana fa sul castello, 10 Castello, ci ha deliziati con delle storie che hanno a che fare sempre con lo sport. Però abbiamo promesso che saremo brevi. Esatto. Lo capisco perfettamente. Intanto devo ringraziare Lussi per averci onorato di questo premio, che di fronte a professionisti dello sport e a discipline ben più rilevanti, il premio assegnato a noi ci inorgoglisce. Peraltro è stata per me l'occasione per ritornare dopo 2 anni a Palermo, l'ultima volta era stato proprio in occasione della disputa del torneo del 2021. Abbiamo disputato 5 finali e abbiamo vinto 3 volte. Credo che sia, sotto il profilo sportivo, un risultato apprezzabile, ecco, senza volersi incensare. È andata molto bene, anche come è stato detto prima, perché la partita si era messa di finale non certo nel migliore dei modi possibile. Poi io ho un blackout, non ho capito più cosa è successo al pareggio all'80esimo, non riesco a proprio ricordare come si è materializzato. Ricordo soltanto l'arbitro che disse: signori, un minuto, abbiamo pareggiato e siamo andati ai calci di rigore. Poi non si sa perché, non si sa per come, il nostro portiere o li ha parati o è stato colpito dagli avversari. Questo ancora rimane un mistero e abbiamo vinto. È tutta strategia, era tutto calcolato questo. Allora, bene, grazie ancora. Continuiamo il premio. Esatto. Foto di rito, prego. Le fotografi, sì. È un bel applauso. Premio Ussi Estate alla squadra di calcio dei magistrati di Catania. Grazie ora, Antonio. Ora io volevo una conferma dal direttore artistico. C'è già stata la conferma. C'è già stata, sì, ma io me la sono persa. Possiamo andare avanti. Va bene, andiamo avanti. Modo, e chiamiamo Salvo Licastri, che così ci darà una mano, perché come sempre noi chiediamo aiuto ai colleghi e agli amici soprattutto di darci una mano. E Salvo allora, Licastri, seconda... commissario. Sì, così lo fai parlare, sì, così, certo, subito. Certo, così poi bene, okay. Facciamo. D'accordo. Un doppio Salvo intervento. Licastri, oggi è qui in una veste molto particolare, ci deve spiegare anche il perché. Sei commissario del Corecom Sicilia, Salvo. Tanto non lo sa nessuno, no. Che cos'è il Corecom, quindi buon pomeriggio. Una lezioncina ci vuole ogni tanto. Velocissimo, non vi tedio. Raggi, come l'Agenzia per le Comunicazioni, in Sicilia c'è il Corecom, come in tutte le regioni, Comitato Regionale per le Comunicazioni. Ha il compito di controllare l'attività delle radio e delle televisioni, di monitorarle. Si occupa del diritto di rettifica, si occupa della par condicio in tempi di elezioni, tema scabroso, si applica sulla tutela dei minori in maniera particolare, in maniera molto incisiva, e soprattutto dirime le controversie fra gli utenti, fra noi poveri utenti e le grandi compagnie telefoniche, le PTV. Infatti, come vedete dal manifesto, dove è scritto molto meglio di come lo dica io, il Corecom negli ultimi 5 anni ha restituito agli utenti in Sicilia 500.000 euro. Il tutto gratuitamente attraverso la piattaforma Concilia Web. Questa è una delle attività meno conosciute, ma assolutamente importanti, fondamentali. Molto. Poi ovviamente quella del monitoraggio televisivo, di controllare che ogni televisione svolga la propria attività secondo le regole prescritte dall'Agicom, è altrettanto importante. Per controllare e soprattutto certificare serve una figura professionale importante, e non a caso noi abbiamo chiamato te per premiare, ecco, 4 giocatori di una squadra che fanno parte di questa figura importante. Sì. Il andiamo sapiente regista Carlo, esatto, Valenti la manda la grafica.
La nazionale italiana dei notai, una nazionale italiana spinta da siciliani, quest'anno è arrivata sul tetto del mondo, è quella che si chiama ITA 84, la nazionale italiana dei notai, allenata dall'ex giocatore professionista Fabio Pizzi, ed erano ben quattro i palermitani in rosa, autori di uno straordinario torneo che si è concluso con la vittoria in finale al San Mamés di Bilbao contro l'Austria ai calci di rigore. Primo mondiale di categoria, anche se le competizioni tra notai nascono addirittura nell'86, e la selezione italiana nasce invece 2 anni prima, proprio nell'84, che le dà il nome. Il percorso è stato al mondiale, iniziato con uno 0-0, poi in salita, anzi in discesa in realtà, poi calci di rigore in semifinale contro la Francia, e poi appunto nuovamente l'Austria, che era stata la prima che avevano sfidato, e tra i rigoristi fondamentali sono stati i palermitani Indovina e Palizzolo, che erano stati determinanti anche contro la Francia. E noi proprio Roberto Indovina lo vediamo lì, lo chiamiamo così in rappresentanza dei quattro magnifici quattro, come si può dire? Fantastici quattro. Roberto Indovina, Stefano Marsala, Carmelo Di Vitale e Paolo Palizzolo. Salvo, mettiti in mezzo così. Sì, anche in questo caso conduci tu le danze. Esatto, mi prego. Mi fa un piacere essere qui stasera con voi, perché vedo tantissimi amici appassionati di sport. Allora, l'esperienza che abbiamo fatto è un'esperienza unica, meravigliosa, anche perché ci siamo divertiti per 5 giorni a fare i calciatori in queste strutture splendide della Spagna, dove c'è poco da dire, sono un passo avanti rispetto all'organizzazione di questo tipo di tornei. Io ho altre esperienze, continuo a giocare ancora spesso con gli avvocati per le competizioni internazionali. Da quando sono diventato notaio nel 2016 mi sono unito a questa realtà di ITA 84, che è una squadra storica, porta il nome ITA 84 perché è stata fondata proprio nell'84. Sono partiti dei tornei di calcio che sono itineranti per l'Europa, per le nazioni europee, siano credo 9 o 10 nazioni. Dopodiché piano piano dopo il lockdown si è scatenata una passione per incontrarsi, riunirsi, e abbiamo organizzato un campionato sudamericano, quindi siamo stati per ben 2 volte, prima in Argentina e poi quest'anno in Uruguay, a fare il campionato sudamericano, dove ci siamo piazzati al terzo posto. Da lì è partita l'idea a ottobre di trasformare praticamente il torneo europeo in un vero e proprio mondiale, perché c'era la partecipazione di queste squadre che erano che sono il Messico, il Perù, l'Argentina, che erano disponibili a recarsi in Europa, e quindi si è cambiato e si è organizzato questo mondiale, il primo mondiale della storia dei notai. Proprio a Bilbao, che sapete essere, diciamo, un posto abbastanza caldo dal punto di vista calcistico, con questo stadio meraviglioso che la chiamano loro la cattedrale, che è uno stadio splendido, con finale in questo stadio. Tu peraltro hai superato un piccolo infortunio. Sì, io ho superato un grosso infortunio al ginocchio, ma proprio perché la settimana precedente ero a fare invece con gli avvocati la Nation League in Francia a Saint-Tropez. Mi ero procurato proprio un infortunio perché avevo preso una gomitata, avevo 4 punti qui, infatti ci sono tutte le partite che vado girando con questi 4 punti, però ho giocato lo stesso perché il mondiale non me lo sarei perso per niente al mondo. Anche nella nazionale giornalisti poi. Esatto, io sono itinerante. Lo fai però. Esatto, è solo un hobby. Vi garantisco che il notaio è solo hobby, purtroppo devo farlo, ma l'obiettivo è quello di giocare, esatto, poi a calcio, esatto. Quello è. Quindi, diciamo, appassionatissimo di calcio da sempre, giocando nelle categorie, ovviamente niente di che, però sempre tra le categorie, prima categoria, insomma, promozione, giocando in queste categorie più accessibili per noi, ha avuto il modo poi di dare sfogo a questa passione incredibile e ci siamo trovati a fare queste partite. Quindi si arriva lì che c'è questa coppa, tu arrivi, vedi questa coppa e dici: ma che bella, chissà chi la vincerà. Dopodiché, bene, come una bella soddisfazione, passa la cosa, pareggi la prima partita, poi piano piano vai avanti e dici: ma quella più difficile è stata contro la Francia, vero? Quella più difficile è stata contro la Francia. Tra l'altro a me è toccato sempre il compito, diciamo, che è molto oneroso, ma alla fine, per come è andata benissimo, di tirare il calcio di rigore decisivo. Per cui
se sbagliavo il rigore, fine del mondiale. Se segnava il rigore, invece. Non l'hai sbagliato. E un signore mi fece grazie. E ora siamo qua a raccontare questa bella gioia. Andiamo. Allora, veramente. Un protocollo rigido, certo, da seguire, quindi. Esatto. Girando a specchio. Ma non gli hai fatto il cucchiaio? No. Grazie, okay. Grazie, grazie Roberto Ingovina, grazie squadra dei notai palermitani. Allora, proseguiamo con i nostri premi di quest'estate, Vale? E abbiamo bisogno dei colleghi, di tre colleghi stavolta per darci una mano. Sì, abbiamo detto i tre tenori, chiamo Giuseppe Di Bella, Francesco La Rosa e Nunzio Correnti, perché questo è un momento in cui dobbiamo dare un premio a una persona che purtroppo in questo momento non è qui per ragioni di lavoro e che però è stato l'artefice di... Sta arrivando così, mi avete fatto paura, diciamo, ho detto ora mi picchiano. No. L'artefice della costruzione di una squadra importante. Chiedo a Carlo di mandare la grafica di Laneri, così lo svelo io. Allora, la motivazione ufficiale appunto ha contribuito sostanzialmente ai successi del nuovo sodalizio calcistico rossazzurro dopo una carriera prestigiosa in cui ha mietuto significative affermazioni in varie categorie, ha costruito un Catania vincente e ha stradominato l'ultimo campionato di Serie D, con l'auspicio ovviamente da parte dei tifosi etnei che possa contribuire all'ulteriore rilancio del calcio catanese. Il premio lo ritirate voi, ma il premio va ovviamente ad Antonello Laneri, direttore sportivo del Catania, abbiamo definito appunto dei record. Francesco. Sì, grazie alla collaborazione che chiaramente abbiamo anche con il Catania, che chiederemo al collega Angelo Scaltriti, siccome oggi doveva tenersi la detto stampa del Catania, oggi doveva tenersi la presentazione ufficiale del Catania, ma per questioni logistiche relative all'incendio che come saprete ha interessato l'aeroporto di Fontana Rossa, questa presentazione è stata spostata a venerdì. Proprio venerdì mattina alle 11 noi consegneremo la delegazione di Catania, consegneremo ad Antonello Laneri questo riconoscimento che è sostanzialmente piccolo ma è anche tanto grande, perché quest'anno come voi saprete il Catania ha avuto un ruolo importante, quello di far rinascere purtroppo una cosa che era finita male, quindi con grande entusiasmo, grande partecipazione di pubblico, quindi credo che Laneri ha fatto la squadra in pochissimi giorni insieme con la dirigenza, con Grella, con Carlo e tutti gli altri, presidente Pellicchia, credo che non potessimo fare a meno di dare questo riconoscimento, con l'augurio e l'auspicio che possa essere soltanto un passo un primo passo per una cosa ulteriore. Quindi grazie a tutti e tre, chiediamo a Francesco di rimanere con noi, infatti il microfono gliel'ho passato proprio per questo, perché ti tocca lavorare, poi noi ci rivedremo più tardi per altre premiazioni. Per altre premiazioni, esatto. Francesco, approfittiamo di te per andare con la prossima premiazione, la grafica. All'allenatore Salvo Samperi, che nel frattempo ci ha raggiunto in postazione, allenatore della FEL di Eboli, calcio a 5, con cui ha appena vinto lo scudetto, il primo della sua carriera dopo tre finali consecutive. Dai piedi dell'Etna alla vetta dell'Italia di calcio a 5, il tecnico etneo Salvo Samperi, classe 1988, non so perché abbiamo voluto dare alla sua terza finale consecutiva, ha vinto il suo primo scudetto in carriera sulla panchina della FEL di Eboli, battendo l'Olympus Roma. Oltre allo scudetto, il tecnico siciliano ha vinto il premio di miglior allenatore della Serie A. Partito da zero dalla sua Catania, il coach siciliano ha costruito la sua carriera sin dal 2008, quando guidava il Via Grande. Un predestinato, ha detto di molti, un vincente nei fatti. Consegna il premio Francesco, al quale cedo al solito. Intanto, visto che facciamo già la foto, direi, visto così, che siete già qua. Ok, allora a te.
Sì, solo due parole, tieni il premio solo per dire che una domanda, se vuoi scontata, banale: tu sei partito dal basso proprio, sei arrivato a questo importante traguardo, no, a livello nazionale. Il beach soccer è una disciplina sportiva che negli ultimi anni ha visto tanti successi anche da parte delle nostre squadre siciliane in generale. E quale prospettiva ci può essere ulteriore, visto già i successi che sono arrivati, però sembra un movimento molto in crescita, no? Ecco, dal tuo punto di vista, visto che hai ampliato anche il tuo raggio d'azione al di là dei nostri confini regionali. Calcio a 5, pardon per la gaffa. Saluto il presidente Morgano, mi perdona presidente, mi perdona. Prego. Guarda, il calcio a 5 in Italia non è uno sport professionistico, però se andiamo all'estero, in Spagna, Portogallo, Russia, Brasile, Argentina, è uno sport professionistico. E poi secondo me più passa il tempo e più c'è contaminazione del calcio a 5 nel calcio, infatti molte società di calcio hanno inserito all'interno proprio il calcio a 5, quindi io credo che ci siano delle buone prospettive di crescita per questo sport e speriamo che diventi professionistico prima possibile. Sfatiamo il mito che gioca a calcio a 5 chi non sa giocare a 11, non sfatiamolo questo mito una volta per tutte. No, assolutamente, ad alto livello è completamente diverso. In Serie A abbiamo una squadra formata da tantissimi giocatori stranieri, ci alleniamo due volte al giorno, quindi e permette a tanti di vivere come me, quindi di lavorare proprio per questo sport, quindi è assolutamente una professione, l'impegno uguale a quello del calcio, però chiaramente retribuito in maniera diversa. Infatti era solo una battuta. Complimenti ancora. Grazie. Grazie ragazzi, grazie a voi. Grazie a voi, grazie. E andiamo avanti, dalla regia mi fanno anche segno che forse potrebbe anche essere il momento buono per fare una piccola pausa, e una piccola pausa rispetto alla cerimonia dei premiati. Noi vediamo spuntare, sveliamo il segreto, Nino Randazzo, e lo chiamiamo anzi qui in mezzo a noi. Padrone di casa anche lui, esatto. Ovviamente. Grazie, buonasera. Ci troviamo al Country Time Club per il 34esimo Palermo Ladies Open, e tra l'altro vi dico che questa sera c'è una partita straordinaria. Daria Casacchina, numero 10 al mondo, affronterà la nostra ex numero 1, cioè fino a un mese e mezzo fa ex numero 18 al mondo, Martina Trevisan. Lo spettacolo sta andando in scena, possiamo dire così, anche in questo momento, perché gioca la Cocciaretto, e ci piace dire che siamo nel circolo che ospita il torneo più importante in Italia dopo gli internazionali di Roma. Di questo ringraziamo il Circolo Country Time Club anche per gli eventi collaterali che organizza, che sono parte integrante, dicendo collaterali non vogliamo sminuire il valore di questi eventi, e anche i premi Ussi Estate, così come il corso di formazione di questa mattina. E ne approfitto per ringraziare tante delle persone che sono intervenute e che tra poco chiameremo qui, perché ci hanno arricchito, perché noi giornalisti abbiamo anche molto da imparare e soprattutto dagli addetti ai lavori. Nino, noi ti subappalteremmo questo spazio, restando in qui in tua compagnia ovviamente, per darti l'onere e l'onore di chiamare i nostri ospiti. Sì, ringrazio. Io vorrei accanto a me anche Roberto Gueli, che tra l'altro fa parte del comitato d'onore dei Palermo Ladies Open e quindi mi aiuta in questa circostanza. Chiamerei Oliviero Palma, che è il direttore dei 34esimi Palermo Ladies Open, ne ha organizzati ben 29, e lui l'artefice di avere portato a Palermo una top 10 Daria Casacchina. Grazie Oliviero. Grazie. Quest'anno finiamo in pareggio? Ma vediamo. Pareggio di bilancio, bilancio. Presidente, non parliamo di calcio. Pareggio di bilancio senza contributi pubblici, e questo è il vanto, più prima ancora di avere Daria Casacchina, di avere tutte le migliori azzurre, 1 milione di euro il bilancio di questo torneo, sempre in pareggio. Ma è da un po' di anni che riusciamo a fare questo torneo, riusciamo ad andare in pareggio, è un grande successo perché non dobbiamo rivolgerci agli enti pubblici, e questa è la soddisfazione più grande di essere indipendenti anche dalla federazione tennis, quindi non abbiamo contributi da nessuno e tutto esce fuori dalla pubblicità, dai biglietti e dai diritti televisivi, di questo ne siamo orgogliosi. Diritti televisivi, ricordiamo e ringrazio, c'è Marco Fiocchetti in sala, grazie Marco, fa le cura alle telecronache della RAI, ogni giorno due match alle ore 16 e alle ore 20, imperdibile quello delle ore 20 di oggi, così come lo saranno anche quelli dei giorni successivi, voce tecnica Paolino Canè. Noi chiamiamo qui e lo ringraziamo per essere presente, per essere stato presente anche questa mattina, una voce tecnica, ma è soprattutto una legend dello sport, perché da quest'anno partner dei 34esimi Palermo Ladies
Open e Sport e Salute, cioè la massima istituzione sportiva italiana. Una delle legend entrata da poco a farne parte di questa prestigiosa squadra, Diego Nargiso. Grazie Diego, diamo il microfono a Diego. Sì, Diego, un secondo, ne approfitto per chiamare anche Tano Rizzo, il presidente dell'USI regionale, così che, completiamo. Che alla misera giocatore, lui ha messo i pantaloncini, non ha le scarpe da ginnastica. Grazie. Passo il microfono, anche se il maestro Igor non si cede. Diego, legend, cosa significa essere una legend? Ma non lo so, io sono emozionato perché per me veramente mi tenete a battesimo, perché la prima volta che faccio l'uscita pubblica, a Palermo ho iniziato nel 1988, non in questo circolo ma lagunatamente, perché la TP si faceva in Via del Fante, però dove ho battuto il mio primo top 100, all'epoca Libor Pimek. Poi ho finito con la finale ATP, l'ultima finale ATP della mia carriera nel 2000, e oggi esordisco come leggenda dello sport italiano grazie a Sport e Salute, grazie a voi che mi avete invitato. È un'emozione incredibile poter quantomeno essere, diciamo, ridare a voi quello che mi avete dato in tutta la, diciamo, la mia carriera. È bellissimo poter stare in mezzo alla gente, in mezzo ai ragazzi, in mezzo a voi che tanto ci avete seguito e avete in qualche modo contribuito veramente tantissimo poi alla nostra carriera, perché senza il pubblico, senza la gente, senza le persone che amano il nostro sport in questo caso, ma lo sport in generale, un atleta non è un atleta, perché senza le persone che lo seguono, e come l'abbiamo visto durante la pandemia, uno stadio vuoto è triste, un atleta non riesce ad esprimere se stesso, non riesce a fare quelle cose incredibili, quei record impressionanti, sovrumani, che invece riescono a fare gli atleti grazie a voi. Quindi noi cerchiamo di restituire come leggende dello sport la nostra esperienza, le nostre, come dire, i nostri valori, e quello che voi ci avete dato noi cerchiamo di ridarvelo in tutto quello che possiamo con le nostre persone e con la nostra esperienza avuta durante le nostre carriere. Grazie Diego Nargiso, grazie a Valentina Garofalo anche di Sport e Salute qui presente. Complimenti per il cappello, devo dire davvero molto 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 bello. Copre i problemi dei capelli. Allora passamelo, dai, dammelo. Lo voglio. Dulcis in fundo, vicepresidente mondiale della WTA Fabrizio Sestini. Grazie anche lui oggi qui con noi nel massimo circuito del tennis femminile. Fabrizio, giochi ancora, vero? Perché fisico, fisicaccio. Sì, gioco ancora, anche se ultimamente mi sono messo al padel. Svelo un retroscena. L'ho chiamato 10 giorni fa, possiamo utilizzare una foto? Un attimo, mi fermo, sto correndo, sono a Wimbledon. Invidia massima. Sì, vabbè, ero a Wimbledon magari per giocare, no, ero a Wimbledon per delle riunioni. Però ecco, no, come ha detto Diego, è sempre veramente una grande felicità anche per me essere qui. Io purtroppo non posso venire ogni anno, però ecco, è come se veramente mi sento a casa ogni volta che vengo qua. Con Oliviero ci sentiamo quasi ogni settimana per organizzare questo bellissimo torneo, e devo dire che l'accoglienza siciliana, palermitana di tutti voi è veramente formidabile. Infatti le giocatrici questa settimana, come poi un po' in tutti gli anni, sono sempre molto felici di venire qui. Il tempo è fantastico, la location Mondello è veramente unica. L'Hotel La Torre, come tutte le giocatrici, praticamente sul mare. Meglio di così non si può, ecco, dunque. Grazie al tennis, grazie al Country Time Club, grazie a Oliviero Palma, Diego Nargiso, Fabrizio Destini, grazie al presidente dell'Ordine dei Giornalisti Roberto Gueli e al presidente dell'USSI Gaetano Rizzo. Grazie Nino. Allora riprendiamo le fila del discorso, tornando appunto alla premiazione. Io direi approfittiamo della presenza anche del presidente Sandro Morgana. Che è un momento importante di questa cerimonia di consegna. Esatto, allora proseguiamo con Bartolotta. Noi
raccontiamo una storia particolare in questo momento, no? David Bartolotta, arbitro classe 2000 della sezione di Palermo, è stato vittima di un'aggressione lo scorso 4 marzo durante la partita di promozione tra Villarosa e Pro Falcone. Pochi giorni dopo il direttore di gara è stato ricevuto dal commissario tecnico della Nazionale Maggiore Roberto Mancini. L'episodio di violenza non ha fermato però la passione per il calcio del giovane David, che oggi continua ad arbitrare in giro per la Sicilia. E quindi chiamerei il nostro arbitro, Davide, eccolo qui. Gli lasciamo il posto d'onore al centro tra premiato, da premiato e premiatore. Sì, allora David, vai con la domanda. Non so se tu possiamo farti una, domande, se abbiamo bisogno di autorizzazione. Stavolta non l'abbiamo chiesto, però insomma bisogno, vogliamo, dai, scherzo no, ovviamente, chiederti insomma la forza per continuare dove l'hai trovata? La forza per continuare soprattutto l'ho trovata nella passione per ciò che svolgo, anche fare l'arbitro. Ovviamente qualsiasi cosa mi succeda io non la perderò mai la passione, perché fare l'arbitro, io ho iniziato col calcio, poi sono diventato arbitro e mi piace molto più del calcio, molto più da quando facevo il calciatore. E quindi non mollerò mai, assolutamente. Senza arbitri poi non si può andare avanti. Esatto, ci racconti non si può andare avanti. Con due parole insomma l'emozione di quello che hai vissuto a Coverciano, che nasce da un elemento brutto, però insomma. Sì, sono stato invitato dalla nazionale italiana, inaspettato ovviamente, perché non se l'aspetta nessuno essere invitato dalla nazionale, soprattutto un arbitro, stare con la nazionale italiana, con Mancini, fare la conferenza stampa con Mancini, il pranzo con tutti i calciatori. Poi per un ragazzo io mi sentivo di 20 anni. Non lo so, ero in un altro pianeta, però è stato bellissimo, è stato bellissimo. Mancini cosa ti ha detto in particolare? No, non mi ha detto niente di particolare, era dispiaciuto per quello che era successo, però mi ha incoraggiato a non mollare, comunque. E tu infatti non hai mollato. Però Mancini mi aveva detto che anche lui quando era calciatore andava sempre contro gli arbitri, però gli arbitri non si toccano mai. Esatto. Hai continuato in promozione? Sì, ho continuato in promozione tutta la stagione, poi ho fatto anche l'esordio in eccellenza. Bene. E niente. Ora ci sarà la nuova stagione. Esatto, nuova stagione, insomma, è una storia un po' particolare questa che abbiamo raccontato, però la passione di David, insomma, è da esempio per tutti quanti. Sì, diciamo che io, tra l'altro, questa storia l'ho vissuta quasi in diretta, perché ero in macchina, ero stato a vedere un'altra partita, mi ha chiamato la presidente dell'AIA per informarmi del fatto, contestualmente anche la chiamata della società che mi diceva che non era successo niente. E io ho detto, dico, ma scusatemi, avevo già il video, ero già in possesso del video, no? Dico, scusatemi, ma l'arbitro non l'ha toccato nessuno, le assicuro che l'arbitro non l'ha toccato nessuno. Ecco, scusatemi, di che stiamo parlando? Abbiamo il video. Dico, quale video? Il video che io ho girato e che poi ha fatto il giro dell'Italia e ci ha fatto vedere questa situazione, diciamo così, molto triste, che soltanto chi l'ha vissuta direttamente può capire cosa significa. Io ho fatto l'arbitro di calcio, ho fatto 5 anni in Serie D, 2 negli scambi interregionali, ho avuto un'aggressione, tra l'altro in un paese vicino a Villarosa, a Resultano, ho avuto un'aggressione con pugni e calci, in una dimensione di vita diversa da quella che viviamo oggi. Quando telefonai al mio presidente regionale per dirgli presidente, è successo, e dice, beh, non ti preoccupare, fai esperienze, come mi hanno colpito mentre davo il recupero. Bravo, dice, così il recupero non ne dai più nella tua vita. Cioè, voglio dire, oggi siamo in una dimensione completamente diversa, perché il recupero è obbligatorio, si deve dare, e ci sono anche dei canoni attraverso i quali si misura. Benissimo. E ho trovato anch'io nella passione la forza di arbitrare, soprattutto non mi sono fermato una settimana, dopo la settimana successiva sono andato ad arbitrare regolarmente, non ci ho pensato più, è stato l'unico episodio della mia vita che così, di questo genere, di questo tipo. Poi ce n'è stato un altro simpatico a Lecco, arbitravo Lecco Leffe in Serie D, c'erano 20.000 persone, quando arrivai mi presentai, ho detto Morgana da Caltanissetta.
Gazzetta. Il presidente dell'ECCO mi sa, sono contento che c'è lei, perché io ho chiesto uno che parlasse una lingua diversa. Ho detto, guardi, che io cerco di esprimermi correttamente in italiano. Se lei pensa che io ci parlo in siciliano, guardi, ha sbagliato. E insomma, sono storie di vita anche queste. Esatto, che formano l'esperienza, che formano sicuramente. L'esperienza. Passiamo intanto alle cose formali, come diceva qualcuno. Esatto, formale. Auguri e auguri per il futuro, soprattutto complimenti, e noi come giornalisti sportivi ci auguriamo di parlare nuovamente di te, ma perché sarai ad arbitrare in categorie superiori. Ecco, esatto, magari, questo è un augurio. Tu via il microfono, facciamo una foto invece con la mano, la quella ufficiale, esatto. A beneficio dei fotografi. Mi piace questo a beneficio dei fotografi. Grazie ancora, però al presidente Morgana di rimanere con noi. Sì, chiediamo un minimo riscatto per Morgana. Oggi gli stiamo facendo fare gli straordinari, lavoro. Mi dispiace, l'avevamo promesso, in piedi. E gli stiamo facendo fare fisioterapia. Cederei anche il microfono di cortesia, sì, al presidente. Grazie, uno grazie. Spazio con i due presidenti. Ho il piacere e l'onore, veramente ancora una volta abbiamo il piacere e l'onore di avere tra noi il presidente Morgana. Dicevo tempo fa, è un piacere che fosse presente anche il presidente Gueli, se puoi avvicinarti anche con noi, so che il presidente Morgana è anche un tuo caro amico. E se gli enti pubblici, i ministeri, che so io, un po' tutto funzionasse come ha organizzato la Federcalcio Sicilia il presidente Morgana, credo che sicuramente si andrebbe meglio in Italia, ma non voglio fare polemica, ci mancherebbe. Il presidente Morgana è un esempio di efficienza, di alacrità, non sono io a dare patenti in tal senso, però mi piace vedere come funziona la Federcalcio. Io, caro presidente, ti sono grato a titolo personale, ma anche a nome dei giornalisti sportivi, per quello che tu fai sempre sempre vicino a noi. Oggi un piccolo pensiero da parte nostra, insieme al presidente Gueli, che sicuramente avrà modo di poter dire la sua. Prego, presidente Gueli. Tanto buona fotografia, buongiorno, buonasera a tutti. Sono contentissimo perché col presidente Morgana c'è un'amicizia personale, c'è un rapporto che va avanti da tanti anni, e quindi la medaglia, diciamo, è riduttiva. Dovremmo dare una coppa, ma non c'è, e quindi ti devi accontentare della medaglia. Io conservo con tanto piacere questi ricordi, oltre ai due premi Ussi che mi sono stati assegnati, che voglio dire, lo dico sempre, sono stati assegnati senza averli richiesti, senza aver fatto mai nulla, quindi ancora per questo sono più graditi. Io credo che abbiamo soprattutto, ma non lo tengo io, non si dovrebbe dare, l'ho insegnato. Ah sì, ragione. Maestro, no, perché poi fai così, io lei e tu parli sempre. Vai presidente. Vabbè. E in questo volevo dire, sì, il modello di efficienza, evidentemente abbiamo attraversato momenti molto difficili, quindi la questione del Covid, ci siamo resi conto che per poter risollevarci, andare avanti, contribuire, diciamo così, al rilancio, alla rinascita delle attività sportive in generale, ma di quella calcistica in particolare, bisognava lavorare, essere efficienti, dare risposte serie a richieste serie che venivano fatte. Mm-hmm. Lo facciamo lavorando, diciamo, con tanta dedizione, come dico sempre ai miei collaboratori: non dovete lavorare perché vi diamo lo stipendio, dovete prendere lo stipendio perché è importante, ovviamente, ma ci dovete mettere un po' d'amore, perché se ci mettete un po' d'amore il risultato viene. Abbiamo fatto quest'anno una manifestazione bellissima, è stata la prima festa del calcio siciliano, tu eri presente, ci ha dato modo di vedere qual è proprio il livello, diciamo, di rapporto con le società, di consenso, di affetto, di partecipazione, e questa per me è stata la soddisfazione più bella. Non ho avuto il tempo, diciamo così, di metabolizzarla, perché dal 1° luglio si riprende a lavorare per costruire la stagione successiva, e quindi siamo al lavoro per questo motivo con tante difficoltà. Grazie ai presidenti. Grazie ai tre presidenti. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Grazie a lei. Proseguiamo con i nostri premi, quindi io direi grafica subito, Cettina Pellitteri, esatto, ci raggiunge qua.
Con le sue eccezionali parate, solo 17 le reti subite, nella passata stagione ha difeso la porta del Geraci Calcio ed è stato determinante per la vittoria del campionato del club. A fine stagione è stato convocato nella nazionale siciliana, ha già conquistato una nomination al Penalty Award e ha vinto il premio Sergio Granata come miglior portiere della promozione Girone B lo scorso 25 giugno a Raccuia. Lo invitiamo a raggiungerci. Eccolo. Complimenti a Mirko De Miere. Giovanissimo portiere, solo 17 gol subiti, come ci sei riuscito? No, ovviamente il merito non è solamente del portiere. Stavo dicendo grazie alla difesa, io sono difensore. Soprattutto alla difesa, perché no, in realtà soprattutto a una squadra che deve essere comunque una macchina perfetta per evitare a noi portieri di subire gol. Il merito è in primis degli attaccanti, che sono i primi che si sacrificano. Tra l'altro qua c'è anche il nostro bomber che mi ha accompagnato, Mirko Marrone, dei difensori, del portiere, degli allenatori, in merito di subire pochi gol, e soprattutto è una questione di gruppo. Ecco, Mirko, perché ti chiamano portiere volante? Sinceramente credo che per quello che fortunatamente sono riuscito a fare nell'arco di questi anni in cui gioco a pallone, e quindi credo che sia proprio per le parate magari più acrobatiche, ecco, sì. Allora, procediamo con il premio. Congratulazioni, esatto. Guardate i fotografi. Perfetto. Grazie ancora, grazie a Mirko, grazie a Cettina. Grazie. Proseguiamo con le premiazioni. Nunzio Currenti, esatto, già è pronto lui lì. La mano. Sì. Esatto. Perché lui credo che questo sport doppia. Mi sa di sì. Forse mastichi, lo mastica. Mastichi. Un po'. Intanto buonasera a tutti. Sì. Beach volley. Esatto. Quindi questo è un assist per il bravo regista. Doppia grafica, esatto. Qui. Riccardo Garofalo e Peppe La Rosa rappresentano da tempo la copertina di una favola sportiva ricca di contenuti e di valori. Fondatori di Gala, negli anni in Sicilia occidentale hanno affermato uno stile di lavoro. In campo non si risparmiano mai, una storia di amicizia, di quelle che lasciano il segno. Per Garofalo il terzo scudetto in carriera dopo due allori under 21, per La Rosa invece il primo, giusto premio al suo sudore e alla passione di tanti anni vissuti sulla sabbia. Li invitiamo a raggiungerci. Restavano seduti a guardare, volevano vedere fino a che sì, punto. Fino a dove, esatto. In mezzo. Eccoli. Complimenti, esatto. Cos'è Gala? Gala, allora, esatto. Gala nasce da Garofalo La Rosa. La Rosa. Quando dovevamo scegliere il nome eravamo piccolini, eravamo giovani, e quindi abbiamo detto perché non lo chiamiamo Gala? Perché poi c'era una specie di slogan, una scuola di bicciole galattica, quindi avevamo 18 anni, e è venuto facile fare, diciamo, l'accoppiamento. Ora io cedo lo scettro. Tu cedi, ok, annunci, io veramente allora, volevo darlo io. Facciamo così, vabbè, facciamo un bel cambio. Allora, Riccardo è un poliedrico straordinario, perché insomma ha giocato nel ruolo di libero, gioca anche a calcetto, tra l'altro. Ha giocato, ha giocato di banda e ha indossato anche bontà nostra, magari per qualche palermitano non è così, perché ha giocato pure a Catania. È stato ed è un grandissimo interprete del beach volley, perché ha vinto lo scudetto con Fabio Giorlando, che tutti conoscete, uno straordinario atleta palermitano, e l'anno dopo praticamente rivince lo scudetto Under 21 in un'epoca storica in cui noi a livello giovanile facevamo tantissimo, e con il pugliese Provenzano, che praticamente gli ha permesso a Riccardo di ottenere questi risultati straordinari. Peppe, oltre ad essere un grande giocatore, farebbe comodo a qualsiasi squadra di Serie B,
non è una proposta di mercato. Perché vorrei smettere? No, considerando, se vuoi c'è un boss in qualche squadra di Serie B. A Piccioli sono davvero un'unica cosa. Come un'unica cosa saranno solo sonno, perché sono nati i gemelli, le vedremo dopo, Federico e Giosuè Andronico. La cosa bella che notavo, non ci avevo, vi confesso, fatto caso, da 28 anni organizzo il Memorial Santa de Farfalla, che è in memoria di mia mamma. È il torneo più antico in Sicilia di beach volley. E l'anno scorso la finale, proprio un anno fa, io prendevo il Covid, non ho visto la finale, ma grazie ai fratelli Andronico e tanti amici miei, io ero stato costretto ad annullare. Ho visto la finale da casa, la finale fu i fratelli Andronico contro Teroforo La Rosa. L'ho notato proprio, mi confesso che ho fatto caso, è stato bello. È bello vederli qua perché significa che noi stasera, come premi Ussi, proprio Ussi Estate, stiamo premiando i beach volley, è lo sport, credo che in estate. Più estivo di così, la cosa più difficile per te sarà consegnare contemporaneamente due con targhe. Due mani, due questa targhe, per Riccardo. Senza sbagliare, vai, esatto, così. Targa al nome. E questa di qua. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie. Grazie. Nunzio, non andare via. Nunzio, perché ti tocca fare un'altra sostituzione, come abbiamo fatto prima a proposito di Laneri. Adesso tocca a te, tra l'altro. Doveva venire forse in macchina con te questo premiato. Sì. Chiediamo intanto l'intervento della regia per la grafica. La grafica. Antonio Ventaggiato, come avete letto, icona del nuoto, dirigente, giudice unico, ancora oltre 80 anni, sempre in prima linea alle manifestazioni di maggiore rilievo, una carriera immersa nello sport, quello vero, fatto di passione e sacrificio. E ancora in prima linea, dicevamo, per lui infatti l'età non conta, perché le emozioni dello sport non hanno carta d'identità. Stella d'oro al merito sportivo del CONI, è stato insignito del ruolo d'onore del gruppo ufficiali di gara della Federazione Italiana Nuoto, è stato anche arbitro di pallavolo, tanto per rimanere in tema, ed è presidente di giuria benemerito di judo. Organizza ad oggi con la Nuoto Catania la prestigiosa San Silvestro a Mare. È stato dal 2016 al 2020 segretario regionale del Panathlon International. Nunzio, allora, vorrei dirti tu perché? È una persona straordinaria, perché Pala Catania, partite della Saturnia, Antonio è lì a tifare, perché è stato abito di pallavolo. Lo trovi ad organizzare a San Silvestro a Mare, il circolo canottieri ionica alle 9 del mattino, ormai è un rito, dopo due anni è ripreso la San Silvestro per il Covid, Antonio è lì che con il GUG, che è il gruppo ufficiale gara, ci organizza tutte le procedure di iscrizione ed è all'arrivo. Eppure questi 80 e passi, perché lui non vuole che si dichiari la sua età, praticamente lui ne dimostra davvero molti di meno, e questo conferma di come lo sport regali effetti benefici. Purtroppo il caldo di questa giornata ha indotto a precauzione, perché insomma, è stato recentemente operato e quindi ieri sera abbiamo deciso di farlo stare a casa. Giusto così. Ed è giusto, quindi lui è dispiaciuto, però la precauzione in e quindi caso, ti tocca portargli il premio, che adesso premio, esatto, quindi lo consegniamo a te per lui. Cambio microfono targa. Sì, microfono a me. Okay. E ti ringraziamo. Grazie per Lucio, la storia anche e per aver fatto da ambasciatore, esatto, per questo grazie premio. Grazie per questo racconto. Grazie ancora Nunzio. Proseguiamo. Proseguiamo con la decima premiazione. Sì. Inviterei la presidentessa, presidente. La presidente. No, con la presidente. La presidente. La presidente. La sicuramente. La presidente. Prego, la Nadia, presidente Nadia La Malfa. La giustamente non l'abbiamo nominata. Esatto, sì. Vabbè, ma di presidente ce n'è una sola. Proseguiamo con la grafica. Con Carlo, esatto.
La Masterball Academy, tra l'altro credo lui li abbia già nominati, li ha spoilerati così. È la realtà emergente del beach volley italiano, a costruirla tassello dopo tassello due fratelli gemelli che nel frattempo possono anche raggiungerci, Federico e Giosuè Andronico. Il mosaico è completo, il quinto posto ai campionati italiani per società, in mezzo a noi. Frutto di uno scudetto e due bronzi, è soltanto la sintesi di un lavoro certosino e ricco di spunti non solo sul piano tecnico ma anche sul piano organizzativo, visto che hanno proposto diversi eventi di caratura nazionale. La Masterball ha una vision totale, coinvolge dai... c'era scritto qui, l'ho letto per quello. Sì, vision. sì, la vision. Coinvolge dai piccoli ai grandi, vanta un settore agonistico importante con oltre 200 tesserati e costituisce la base di un progetto allestito a lungo termine. Ad maiora, ho letto tutta questo, la motivazione tutta esattamente la motivazione. Per come era scritta. Questo ovviamente appunto è il premio. È proprio alla società, la Masterball Academy, insomma, qua c'è la targa, il microfono, sì, esatto, per la presidente, io sono per ringraziare ovviamente il Crowntree che ci ospita, per ringraziare questa meravigliosa famiglia che è Lussi, tanti colleghi sportivi che con impegno profuso ogni anno si impegnano affinché queste eccellenze possano essere conosciute, ed è bello che oltre alle storie poi squisitamente agonistiche vengano fuori delle storie personali molto belle. Sono contenta che oggi lo facciamo in una data speciale, perché come lo ricordavamo stamattina si celebra il ventennale della morte di un grande come Sandro Ciotti, al quale io sono anche legata perché è stato l'inventore di un festival, lo Sport Film Festival, che quest'anno è la 46esima edizione, quindi ringrazio anche il direttore Roberto Oddo che quest'anno insomma avrà un occhio speciale. Approfittiamo per salutare anche Vito Maggio a questo assolutamente punto. Assolutamente sì, e poi sono felice perché io col volley mi sono corrosa le ginocchia perché non ho più cartilagine, perché ho fatto sport a livello agonistico, il beach volley e la pallavolo, e quindi ovviamente mi ha regalato tante emozioni, quindi insomma è bello che possa premiare delle eccellenze come loro. Allora procediamo e poi facciamo dire... Sì, due parole anche proprio sulla società, su questi 200 tesserati, insomma non credo che siano così pochi, anzi per una realtà insomma emergente è un gran bel numero. Assolutamente, perché il beach volley è uno sport che solitamente si vede come sport estivo, ma noi stiamo lavorando da anni grazie anche alle collaborazioni con le altre scuole della Sicilia, tra cui Gala Sport Academy qui di Palermo e gli enti federali, per portare questa disciplina ad essere praticata 12 mesi l'anno. Ci stiamo anche riuscendo. Sulla neve. Anche sulla neve, lo snow volley, sì, lo snow volley è da due anni che la manifestazione del campionato italiano di snow volley si svolge anche in Sicilia, sull'Etna, e quindi è uno sport che sta prendendo piede anche qui, con un po' di ritardo qui al sud, ma siamo davvero contenti di poter contribuire alla diffusione di questo sport meraviglioso. Grazie. Grazie a voi. Allora facciamo le foto ufficiali con la targa. Sì. Ok, sì. Non parla, no? No, sì. Ma sei tu che devi gestire questo spazio. Il delegato, il delegato. Prosegui, ok. Grazie. Mettiamoci a cuore i fotografi, eccoci. Okay. Uno parla e l'altro riceve il premio, insomma. Uno parla e l'altro. Va bene, grazie a voi. Alla fine, vedi, anche lo snowball, lo snowball, va bene. Lo snow volley, sì, esatto, no. È interessante però, da provare, no? Sì. Allora, poi sentono caldo come se fossero sulla sabbia. Ovviamente, sì, lo sport fa questo. Allora, proseguiamo con le premiazioni, continuiamo ovviamente con la prossima grafica. Chiediamo l'aiuto a Giuseppe Di Bella, che vedo lì in fondo, prego. Così nel frattempo il bravo regista, sì, Carlo può mandare la grafica numero 11. Non ancora quarantenne, giornalista già da 3 lustri, Lorenzo Francesco Casicci, meglio conosciuto col nome di Francesco appunto, vanta un nutrito e variegato curriculum professionale in svariate società di diverse discipline sportive, caratterizzandosi per lo più per l'attività svolta quale responsabile della comunicazione, mansione che in atto esercita presso il Catania Beach Soccer di Serie A, sodalizio presieduto da Giuseppe Bosco. Garbo, efficacia ed eleganza sono i tratti che connotano maggiormente il giornalista
pubblicista Francesco Casicci, cui i colleghi hanno ritenuto di assegnare il meritato riconoscimento. E quindi, visto che è un collega, lo possiamo chiamare dandogli del tu, Francesco. Certo, Francesco, vieni qui. E a lui si potrebbe anche cedere il microfono, perché è un giornalista. È un giornalista, sì, esatto. Esatto. Esatto, quindi... Ah, ecco. E allora chiamiamo, esatto, Giuseppe Bosco, il presidente, l'abbiamo anche nominato nella motivazione. Ecco con qui, la coppa. Con la coppa. Eccoci qua. Giuseppe. Giuseppe, a te. A voi. Allora, io penso che nella motivazione ci sia tutto. Tutto. Tutto ciò che noi abbiamo valutato per l'assegnazione a un collega, quindi la sua professionalità e il suo essere uomo ed essere assolutamente in linea con tutti quanti i suoi colleghi. Quindi siamo contenti di aver assegnato questo premio a Casicci, ma siamo altrettanto contenti che lo abbia accompagnato da Catania il suo presidente con l'ultima Coppa Italia che hanno appena conquistato. Loro sono la società più titolata che c'è nella città, ma questo ha testimonianza di un presidente che non vuole essere il deus ex machina della società, ma che lascia spazio di crescita ai colleghi. E come vede, presidente, i colleghi ne usufruiscono e vengono premiati. E questo diciamo grazie a lei. Adesso il giornalista piglierà la parola e dirà a lui quelle che sono le sue sensazioni. Magari al microfono, esatto, così microfono, ci sentono anche esatto, da casa. Nel frattempo prima io ti passo facciamo questo, esatto. Okay. Fate. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, è davvero un onore essere in questo splendido salotto nella casa del giornalismo sportivo, non soltanto calcistico, in questo caso del beach soccer, che è uno sport splendido che io ho apprezzato ancora di più da quando sono, ovvero da 2 anni, responsabile comunicazione del Catania Beach Soccer, che è oltremodo anche la società più titolata d'Italia con i suoi 14 titoli e con appunto tanti meriti che ha sicuramente si è guadagnata sul campo con l'organizzazione di eventi e ovviamente con le grandi proprietà e l'intelligenza appunto del presidente Bosco. Sono onorato perché da 2 anni sono appunto a capo di una comunicazione strutturata, sempre perché c'è molta lungimiranza, dove appunto c'è molto rispetto dei ruoli, come dice appunto Giuseppe Di Bella, si lascia lavorare, c'è grande entusiasmo e quindi c'è davvero tanto orgoglio e essere premiati da Lussi è senz'altro davvero un grande motivo di grande soddisfazione. Speriamo adesso, perché ci tuffiamo sempre sul lavoro, già da domani saremo a Ciro Marina e poi dal 27 al 30 di luglio quindi per le Final Eight, con la speranza ovviamente di poter traguardare un altro obiettivo ambizioso. Grazie. Presidente, quanto pesa questa coppa come soddisfazione, come responsabilità anche, perché insomma un blasone come il vostro è importante alimentarlo? Ma noi nella nostra storia dal 2004 a oggi, ho iniziato nel 1998 anche a livello amatoriale, poi il buon Carlo Davecchio Buonanima nel 2003 l'ha ufficializzato, diciamo sono 20 anni di storia. Noi abbiamo fatto 9 finali di Coppa Italia, di cui ne abbiamo vinte 6. 6 supercoppe, 2 scudetti, quindi, e non ci fermiamo qui. Io credo che qualsiasi persona che io vedo che voglia iniziare questo mestiere di giornalista sportivo l'ho sempre consigliato di rivolgersi a Lussi, perché secondo me Lussi è la mamma diciamo del giornalista sportivo, da dove può iniziare tutto. Don Francesco è stato entrato da un mio consiglio, ma non Francesco, tutti quelli che io vedo. Detto questo, noi l'ufficio comunicazione sono 4 persone in una società dilettantistica: abbiamo il capo ufficio stampa, abbiamo il fotografo, abbiamo il media manager, cioè quello che fa i video e li mette in rete, e abbiamo anche inserito da qualche anno, da 3 anni a questa parte, la social media manager. E proprio venerdì, da un suo filmato che è diventato virale, abbiamo ricevuto 30 milioni di visualizzazioni nei nostri canali social. Quindi voi capite cosa significa avere una comunicazione strutturata e che lavora bene.
perché la comunicazione attira il marketing e attira gli sponsor e la società sportiva. È non a caso il vostro, esatto, è un progetto vincente. È bellissimo il discorso che ha fatto il presidente Bosco, perché io spero che sia di esempio per tante altre società dilettantistiche, alcune delle quali non si appoggiano a professionisti dell'informazione, ma questo è il ruolo del Lussi, è anche questo, diciamo, quello di riuscire ad arrivare anche lì. Io consegno. Procediamo con la doppia premiazione a questo punto, perché abbiamo anche complimenti. E abbiamo anche una medaglia, se il presidente avanti e indietro sempre per farlo camminare, ma lo facciamo solo per questo. Ma non fate cambio, giusto? La coppa no, non è baratto. foto, fermi un attimo, foto, è un po' complicato con coppa e medaglia. Ok, presidente, anche il presidente Morgan, ok, e l'END, esatto. Grazie. E complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie. Emozionante. Eh beh, certo, è un'emozione anche questa. Anche i premi Ussi sono un'emozione. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il segretario regionale dell'Associazione Siciliana della Stampa. Tutto quanto in realtà. E allora invitiamo a raggiungerci. Anche per un breve saluto da parte della Sostampa. Sì. Noi diciamo sempre siamo una costola. Nino, se ci raggiungi anche tu. Siamo una costola dell'Associazione Siciliana della Stampa, gruppo di specializzazione, funziona così. È vero, è proprio così. Riflettevo che per fare lo sport ci vuole un contesto, cioè un campo, un prato, una rete, qualcosa. Poi ci vogliono dei campioni, perché senza i campioni lo sport non si può fare. Però è stato detto, accanto a un contesto, una situazione che ti permette di fare buone cose, accanto a dei campioni che sono al centro dello sport, poi ci vuole un pubblico, ci vuole la gente, ci vuole la passione e l'entusiasmo. Secondo me questa Macedonia di cose è quella che serve anche dal giornalismo. Anche noi giornalisti abbiamo bisogno di passione, di entusiasmo, di un contesto, di norme, di leggi, di contratti, di tante cose che ci stanno attorno. Abbiamo bisogno di un pubblico, perché se noi non riusciamo a interloquire col pubblico, finiamo come dicevamo poco fa, col Covid, con i campi che sono completamente deserti, e quindi non va bene. Credo che il giornalismo abbia da imparare anche dallo sport. A voi che abbiamo chiesto di raggiungervi, di raggiungerci, chiediamo una mano per la 12ª premiazione, se Carlo manda la grafica. Dopo aver centrato la promozione in A2 maschile nei mesi scorsi, è riuscita nell'impresa di riportare la serie A1 in provincia di Catania, grazie ad un patrimonio di credibilità conquistato dinanzi agli organi federali, frutto dell'energica azione del presidente Luigi Pulvirenti e di coloro che lo affiancano, con ovviamente gli sponsor in testa. Premio Ussi Estate alla Saturnia Cicastello, diamo al segretario di Assostampa. Foto? Ok. La Serie A1, una doppia promozione è stata quella di quest'anno, si può dire così, oppure finalmente. La Serie A1 in Sicilia. Mancava dal 2001, l'ultima città a ospitare la Serie A1 fu proprio Palermo, adesso si chiama Superlega, è un format un po' diverso rispetto a 20 anni fa, perché oggi sicuramente la Superlega è il campionato più importante del mondo, ospita i giocatori più forti al mondo, esprime la nazionale campione del mondo, perché ricordiamo la nazionale italiana dallo scorso mese di ottobre è campione del mondo, avendo battuto la Polonia in Polonia nella finale del mondiale. E noi stiamo festeggiando la promozione in Serie 2 martedì 23 maggio, quando il presidente della Lega Pallavolo maschile mi ha contattato per chiedermi se eravamo disponibili a subentrare alla Tonno Caldi Vibo Valentia, che per problemi economici congiunturali legati all'attività dell'azienda che è proprietaria della squadra aveva rinunciato a iscriversi alla Superlega. E noi sostanzialmente in 36 ore abbiamo dovuto decidere se saltare su questo treno in corsa, che probabilmente non sarebbe
non ti sarebbe mai più ripresentato, perché ti chiedono di partecipare al più importante campionato del mondo a titolo gratuito sostanzialmente, tra l'altro riconoscendo una squadra che l'anno prima ha fatto la Serie 3, sicuramente quantomeno l'organizzazione per poter sostenere il doppio salto. Devo dire grazie anche e soprattutto non soltanto alla risposta straordinaria dei nostri miei sponsor della scorsa stagione, in primis Farm Italia, ma la straordinaria risposta di tutto il sistema catane, perché diciamo, se mi consentite una piccolissima parentesi, a noi siciliani piace spesso parlare male di noi stessi, delle nostre città, delle amministrazioni pubbliche, del settore economico. Quello che è successo alla Saturnina è la dimostrazione che invece le istituzioni pubbliche hanno risposto per quello che devono fare. Secondo me non è dare contributi alle società sportive, perché non esiste un diritto a fare la Superlega, a fare la Serie di calcio. Una società sportiva se organizzata e riesce a raccogliere risorse fa la Serie A, se non ci riesce fa la Serie C o fa la Serie D. Le istituzioni pubbliche devono garantire le condizioni, quindi gli impianti sportivi fondamentalmente. A Catania per fortuna abbiamo un gioiello che è il Pala Catania. È stata straordinaria la risposta del tessuto imprenditoriale della nostra città, perché noi in 36 ore siamo stati in grado di triplicare il budget importante che avevamo messo insieme per la Serie 2. Adesso ci affacciamo a questa nuova realtà con grande umiltà, perché siamo gli ultimi arrivati, perché Catania manca da 26 anni dalla Serie 1 della Superlega, perché sarà una sfida difficilissima dal punto di vista tecnico, lo sappiamo. Noi pensiamo di avere costruito una squadra competitiva per l'obiettivo stagionale, che è mantenere la categoria. Se dovessimo riuscirci, per il meccanismo che si è innescato, io credo che non la Saturnia, non Catania, ma devo dire il nostro territorio, perché ovviamente la Superlega è un'opportunità e anche una vetrina per tutto il movimento pallavolistico siciliano, e noi in questo modo la stiamo vivendo, possa togliersi nel tempo tante soddisfazioni. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi e congratulazioni. Grazie. Foto già fatta? Foto sì, vero? Sì? Ok. Allora, grazie a voi per essere stati grazie. Qui. Grazie. Chiederei al Presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, Roberto Gueli, di raggiungerci, e a Carlo di mandare... no, forse non abbiamo... C'è una grafica, c'è la grafica, sì. Abbiamo scelto di dedicare, non l'abbiamo detto in apertura, lo diciamo adesso, questa edizione del premio Ussi Estate al ricordo di Tanino Troia, a febbraio. Scusatemi, sono un po' emozionato perché è un momento particolare al quale tengo molto. Chiamiamo anche Santino, il fratello di Gaetano, di Tanino, perché lo chiamavamo Tanino, cioè affettuosamente lo possiamo continuare a chiamare come lo abbiamo sempre chiamato. Leggo la motivazione. Dicevo, abbiamo scelto di dedicare questa edizione dei premi a Tanino. Ha scritto la storia del Palermo a cavallo fra gli anni 60 e 70, indossando la maglia rosanero dal 1964 al 66 per 66 partite, segnando 20 gol, e dal 68 al 73 per 112 volte, realizzando 23 reti. Ha indossato anche le maglie di Paternò, Brescia, Napoli, Bari e Catania, rimanendo nel mondo del calcio. Poi, una volta smesso di giocare, era sempre facile trovarlo allo stadio in qualsiasi momento del giorno, lavorando come capo degli osservatori per il Palermo di Franco Sensi, oltre che occuparsi anche della promozione di uno sport oggi divenuto molto famoso, lo dicevamo prima, del calcio a 5 con il Proficuzza. Resta nella memoria di tutti i tifosi rosanero, nel racconto del mito per i tifosi più giovani, il gol che è realizzato di testa in tuffo alla favorita al Cagliari di Ricky Albertosi e Gigi Riva nel dicembre del 1969. I sardi poi sarebbero diventati campioni d'Italia, in tutto il campionato persero soltanto due partite, quella alla favorita e a San Siro contro l'Inter, anche in quell'occasione 1-0, gol di Boninsegna, insomma un livello molto alto, e anche per questo abbiamo scelto di dedicare l'edizione 2023, l'ottava edizione del premio Ussi Estate, a Tanino Troia. Roberto, ci dai anche una mano? Un assist, esatto. Nella... Allora, su Tanino Troia potrei dire mille cose, perché l'ho intervistato non so quante volte, ma soprattutto posso dire una cosa, che Tanino aveva, come dire, il telefono facile, quindi di tanto in tanto arrivava una telefonata, mi è arrivata anche qualche mese fa,
abbiamo fatto lunghe chiacchierate. Purtroppo non è più con noi, ma il suo ricordo rimane, e quel gol che ho visto ovviamente trasmesso da tutti, che fa parte di un video che ho fatto per la RAI per i 100 anni del Palermo, mi ha fatto piacere vederlo da tutte le parti. Tanino è nel Hall of Fame, diciamo, del calcio nazionale, perché è stato un grande del calcio ruspante palermitano. Quindi quante volte abbiamo discusso anche con Santino in posti simpatici vicino alla RAI, magari del nostro amico Ape Green, ci sono le fotografie ovunque. Insomma, è veramente un grande del calcio, e l'hai ricordato tu nel corso del funerale. Buonasera a tutti, non è facile per me in questo momento parlare, però avrei preferito che non ci fossi io qua, ma bensì lui. E niente, parlare di mio fratello mi viene un po' in questo momento non facile. Lui amava Palermo e il Palermo principalmente. E niente, ha iniziato la sua carriera nell'anno 63-64 con un Palermo Trani 3-0 con una doppietta sua. E poi è andato a Brescia, ha fatto anche Napoli in Serie A. È ritornato a Palermo, ha fatto Bari. E poi ha chiuso la carriera con il Catania, che io vorrei anche ricordare questo aneddoto, perché lui con il Catania non ha mai voluto giocare, è stato convinto da Di Bella, è andato a trovarlo a Lignano e gli ha detto: guarda, dammi una mano, vieni a Catania a giocare, chiedici quello che vuoi a Massimino, lui ti dà, basta che vieni. E così lui è andato a Catania, però quando c'è stato Catania-Palermo, al 16° del primo tempo lui si butta a terra e ha accusato un mal di pancia e quindi si è fatto sostituire. Al ritorno, d'accordo con Di Bella, non ha voluto proprio giocare, si è rifiutato di entrare in campo. Questo per dire che lui amava proprio giocare, mai giocare contro il Palermo, perché amava il Palermo. Allora, assolutamente doveroso per noi oggi. Grazie Santino Troia, grazie Bomber, grazie, esatto, ancora. Grazie. Roberto, se resti con noi, riprendi il microfono di cortesia. Sì, esatto, chiamiamo anche il presidente Rizzo qui. Sì, con noi. Sì. E nel frattempo coglierei l'occasione per, insomma, fare un po' il punto, perché noi abbiamo raccontato dello sport, dei giornalisti che raccontano lo sport, dei giornalisti che imparano perché non si smette mai di imparare, però insomma sappiamo che la professione in questo momento sta attraversando un periodo delicato. Non ti dico di annoiare o di rattristare tutti, però insomma sicuramente qui parliamo di sport, esatto. Non annoio nessuno, fatemi salutare ovviamente il segretario Rizzuto, siamo stati ormai in compagnia di giro, siamo stati ieri anche in tour ad Erice all'inaugurazione di un bene confiscato a Cosa Nostra, che è diventata la sede dell'Asso Stampa. Salvo Ricasti, vicepresidente, Filippo Mulè, che è il consigliere insieme a noi, insomma il nostro gruppo dell'ordine cerca, con ovviamente mille difficoltà, di andare avanti, di migliorare quali sono le regole della categoria. Proprio in queste ore a Roma è stato votato all'unanimità, anzi c'è stato un astenuto da parte del Consiglio nazionale di quello che sono le regole che verranno presentate in Parlamento per cercare di ridisegnare un po' l'ingresso alla professione. 60 anni, forse c'è un po' di polvere sulle carte ordinistiche. Noi, per quanto ci riguarda, stiamo facendo qualcosa, lo dicevamo oggi nel corso di formazione, molto interessante. Ringrazio tutti gli intervenuti. Lo sport è casa mia, ovviamente, sia come giornalista RAI, sia come già presidente dell'Ussi, e soprattutto sono contento che lo sport venga totalmente raccontato nel corso dei premi, sia quelli regionali, invernali e questi estivi, senza dimenticare
quasi nessuno, ma certamente valorizzando le storie. Questa penso sia la nostra missione. Per il resto ringrazio gli organizzatori, ringrazio chi ci ospita e soprattutto la Lacre, come giusto piace dire a lui, Tano Rizzo, che si muove con grande diciamo scioltezza, anche se infortunato. Infortunio. Esatto. Grazie Roberto. Vi abbiamo coinvolti per premiare, per dare un riconoscimento a Santino Ruggera, che insomma ha un abitué delle nostre premiazioni, esatto, e che vedo avvicinarsi con una maglia. La cosa bella è che, perché ogni volta vi porta vedere qualcosa. Esatto. In mezzo. Purtroppo poi non ce lo lascia, però... Portiamo sempre qualche reliquia. Intanto grazie per essere qui, è un'emozione straordinaria, grande invenzione questa dei premi Ussi Sicilia, e estate, dove praticamente vediamo l'orgoglio siciliano, parliamo di storie che, di cui andare orgogliosi e che parlandone riusciamo anche a farli rimanere negli annali, molte storie d'esempio, e quindi per me essere qui chiamato per parlare di questa mia piccola creatura che c'è alle Isole Eolie, dove che è il Museo del Calcio. A Salina, Museo del Calcio, hai avuto ospiti Protti e Croll, sì, proprio qualche settimana fa. Quindi ho creato questo piccolo Museo del Calcio che si è arricchito ogni anno di più grazie a dei dirigenti che arrivarono nell'isola sul finire degli anni 90. Con molti di loro poi è nata una grande amicizia, e 16 anni fa è nata l'idea di questo piccolo Museo del Calcio, dove ci sono delle reliquie, così amo chiamarle io, che vanno da fine 800 ai giorni nostri. Tra le cose più importanti abbiamo ad esempio le tessere originali dei soci fondatori della Juve, la più antica maglia della Juventus esistente al mondo, un pezzo dell'aereo che si andò a schiantare, ahimè, contro la Basilica di Superga, il primo trofeo internazionale vinto dal Milan, che è la Coppa della V, che è arrivata quest'anno, e che è un trofeo vinto dal Milan in Francia nel 1932. Cosa ci hai portato? Però esatto. Allora, quest'anno ho voluto portare una maglia di Sandro Mazzola, che ha compiuto quest'anno 80 anni, e abbiamo festeggiato i 60 anni dal suo debutto in nazionale, che è stato nel 63, e dal suo debutto in Coppa dei Campioni. E quindi ho voluto far vedere qui questa maglia di Sandro Mazzola. Questa è del 75-76, che aveva addosso il 10. Ne abbiamo una degli anni 60, molto più pesante, che non ho voluto portare, quando giocava con il numero 8. E di Mazzola abbiamo anche la valigia che utilizzava nelle trasferte della grande Inter, che custodiamo lì, dove all'interno ci sono queste due parti. Una parte dove probabilmente mettevano le scarpette, l'altra parte dove utilizzavano conservare le divise da gioco. E quindi ho voluto quest'anno portare la maglia di un altro immortale come Sandro Mazzola. Grazie Roberto. Grazie a voi. E noi abbiamo un riconoscimento. Questa va al museo, ovviamente. Grazie ancora. Grazie Presidente. Ci avviamo verso la conclusione, Valerio, ma in realtà, io inviterei Filippo Mulè a raggiungerci, e insieme a lui chiamerei anche l'avvocato Anthony Delisi, esatto. E, proseguiamo noi direttamente con una motivazione, anche se in realtà non è un vero e proprio premio. Scusami Filippo, mi agevoli anche, grazie, perché qua c'è pure da girare la pagina. Allora, dunque, dice... Esatto, dobbiamo spiegare, dobbiamo più che di dare che una motivazione. No, esatto, più che altro... Raggiunge, esatto, l'avvocato Delisi. Che io non... Vedo, ce l'abbiamo l'avvocato Delisi? No, qui non è ancora arrivato. Va
bene, noi allora andiamo avanti. Approfittiamo avanti, di Filippo per fare un breve bilancio, perché lui è reduce da 3 giorni che saranno stati faticosi. Vabbè, 3 giorni sono soltanto, esatto, l'ultima, diciamo, la punta dell'iceberg, esatto. No? Perché poi c'è l'organizzazione. Il terzo giorno ha ricominciato la programmazione e l'organizzazione dell'edizione dell'anno prossimo. Stiamo parlando ovviamente del premio internazionale giornalistico Lampedusa Amore, dedicato al ricordo di Cristiana Matano. È un'edizione Presidente del Lussi. Così chiudiamo il nostro cerchio. Sì, abbiamo concluso proprio nei giorni scorsi questa ennesima avventura, questa piccola grande follia che portiamo avanti da 8 anni con grande risultato, e dove anche Lussi è presente, c'è quest'anno. C'è in tutti i nostri manifesti, in tutti i nostri, il logo del Lussi campeggia ovunque, perché insomma poco fa ricordavo che quando ho cominciato questa professione una delle prime cose che mi dissero: adesso devi iscriverti a Lussi. E io non sapevo cosa fosse Lussi, devo dirvi, ma mi iscrissi immediatamente, insomma, non appena ho avuto la tessera professionale, ho fatto tutti i passaggi, sindacato e Lussi, e da allora naturalmente proseguo questo percorso. Lussi continua a essere naturalmente casa mia, ho vissuto con lo sport e per lo sport, ed è bello ritrovarsi qui, raccontare lo sport assieme a tanti amici e a tanti colleghi. Raccontare i protagonisti dello sport, non soltanto la cronaca, no? Che poi alla fine ai giorni d'oggi è facile trovare su internet, no? Chiunque può andare a cercarla lì, ma raccontare, scovare quelle storie, quello è il compito poi del giornalista. Sì, infatti ne avete raccontate tante anche oggi. Il bello di questi premi, questo estivo e quello invernale, quello storico invernale, è il bello che portiamo alla ribalta anche personaggi un po' di nicchia, un po' meno, che hanno meno ribalta, ma sono storie bellissime. Abbiamo visto oggi il nostro giovane arbitro che con grande caparbia, con grande coraggio continua a dirci: ma io proseguo, io vado avanti, perché è la passione che mi spinge. Come lui tanti dirigenti, tanti allenatori, faccio i complimenti anche personalmente ai dirigenti della Saturnia Cicastello per questo straordinario doppio salto che riporta la Sicilia al centro della pallavolo nazionale. E dico riporta la Sicilia perché avere una squadra in Serie A 1 o Superlega, come si chiama oggi, è un fatto che riguarda tutta la Sicilia. Io personalmente, non appena la Saturnia è stato ufficializzato che aveva acquisito il titolo per la Serie A, una mia figlia, che è grande appassionata di pallavolo, mi ha detto: quest'anno andrò tante volte a Catania perché devo vedere la grande pallavolo. Quindi a Catania andranno da tutta la Sicilia, non è solo un fatto locale. Quindi complimenti a tutti, complimenti per tutti gli sforzi che i nostri dirigenti atleti fanno per emergere. Grazie Filippo. Io approfitterei, magari se resti con noi, chiamiamo il presidente Rizzo per la chiusura. Esatto. E vedo anche, avevo visto il direttore degli internazionali Oliviero, però forse è andato via, non lo volevamo salutare, ma lo salutiamo sicuramente. Sì. Lo ringraziamo, come Giorgio Cammarata, presidente del Country Time Club, che ci ha ospitato anche quest'anno. E i ringraziamenti ovviamente ai padroni di casa li abbiamo fatti all'inizio, li riproponiamo adesso, soprattutto all'assessorato regionale al turismo, all'assessore Elvira Mata, che ha patrocinato questa manifestazione prodotta dall'European Culture University, forse tu l'hai detto meglio di me prima. Ringraziamo la produzione tecnica di Panastudio, Francesco Panasci per il ruolo di direttore artistico, e Carlo Valenti con la produzione per le riprese, tutto lo staff, Alessandro, che abbiamo Bucci fatto impazzire con i microfoni, sì, prima, insomma, va bene tutto. Così. Resto, ma va bene così. Volevo... Presidente, a te la chiusura. Come è andata? È andata alla grande. Io ho preso il testimone da Filippo Molè. Quando è stato, adesso non ricordo la data, è passato un po' di tempo, quindi avrei piacere, mi metto da questo lato di consegnare io un riconoscimento a Filippo Molè e per l'amicizia che ci lega storica, e soprattutto anche di presidente. E l'ultimo anno per quanto riguarda la mia presidenza, speriamo di poter, insomma, lavorare ancora un po', grazie a un consiglio direttivo straordinario che è pedisseguamente, questo avverbio piacerà, no, non allagremente, pedisseguamente, mi segue in tutte queste
estetica Paturni e cose varie, e soprattutto abbiamo un nome tutelare che è il presidente Coppola, che ci segue anche con il trasporto, e poi insomma tutti gli amici che ci onorano di accettare i riconoscimenti che noi con immensa modestia assegniamo e attribuiamo. Grazie, grazie per tutto a voi cara Alessia e caro Valerio, e allo staff che hai già citato, dire di quello che è capace di fare Francesco Panasci, penso che è incontrovertibile la sua capacità alacrità e irriduttivo. E lo stesso Carlo Valenti, mi hanno dato prova, proprio toccato con mano con Francesco Panasci, or non è molto, direbbe il collega Lofaro, or non è molto, ovvero poco fa, insomma ha risolto in corsa anche un altro problema, quindi insomma straordinario, straordinario a tutti e grazie a voi, prego. Grazie, grazie Gaetano. Grazie Valerio, grazie Alessia. Siamo ai saluti finali, quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito. Allora, appuntamento con i premi Ussi, no, direi con i premi Ussi invernali e foto con tutti quanti. Chiusura.